A quel punto lì, come te lo dici a te stesso che devi vendere e accettare la perdita? Cioè, Te lo devi adesso tu ce lo dire. stai spiegando, però ok, nel senso, cioè, è questo il fatto. Dico, ok, non, ho fatto sta roba qua, non me la sono cagata, non l'ho studiata, non sono andato a vedere il video di Patrick che mi spiega cos'è IOTA, non ho chiesto a Ivan su che portafoglini sarebbe meglio metterla, non ho sfruttato Ewald per chiedergli cosa ne pensa di IOTA, non ho interagito per chiedere se qualcuno già ce l'ha. E a quel punto lì, secondo me, è inutile lamentarsi, cioè fate altro, nel senso, non voglio essere cinico, però se funzioniamo così non vedo alternative, Ma no? infatti torniamo alla prima slide in cui ho detto che il dubbio è fondamentale, perché se non me lo pongo il dubbio che mi creo. E io tante volte ho difficoltà, cioè adesso i livelli sono stati perfetti. Tante volte io mi trovo in difficoltà questa cosa qua perché dico, cazzo, se pensano che veramente il trending è così, che ogni livello H4 funziona, però effettivamente cioè, funziona. Tante volte io sono tentato di darvi livelli sbagliati solo per farvi perdere. Ma non perché voglio farvi perdere soldi, perché bisogna perdere per capire, per costruirsi un metodo e capire. Cioè, devono scattare sto, dobbiamo fare sell. Dobbiamo dire a noi stessi, cazzo, cioè, cappellato, punto. E tu una mezza cappella l'hai fatta sulla posizione di Bitcoin. Ok, cioè è sana, non è che hai lanciato il PC e smesso di tradare. Ok, oggi ho detto, oggi la vediamo assieme, però lì quella è una posizione perfetta, non l'hai gestita benissimo. Anche la seconda trappolina, dopo ci siamo corretti, però abbiamo detto, ok, mettiamo lo stop vicino al liquidation price. Tralasciando che abbiamo lavorato con dei maiali a livello di, perché Bitmex è. Però nel senso, non, secondo me ti ha rafforzato quella cosa lì. Quindi infatti a Paolo Dragotta volevo dirgli, chiudila, punto, hai sbagliato, la chiudi. Ti rientri, ti riposizioni sui livelli. Poi ha fatto quello che avevamo previsto. Vabbè, è andata bene, sono contento per lui. Però questa cosa qua è fondamentale. Sì, Prego. ah no, finito in realtà perché volevo chiudere appunto ritornando alla parte iniziale in cui la parte mentale del focus e sapere che cosa stiamo in quel momento pensando è fondamentale. Ci sono degli strumenti per farlo, sfruttateli. Ok, ti faccio io una domanda. Allora, per noi che viviamo l'atmosfera di una sala trading, respiriamo quest'aria, respiriamo questo ambiente, gli standard sono naturali. Prendiamo una persona che oggi magari ha famiglia, poteva andare a Mirabilandia, a Gardaland, stravaccarsi sulla TV, mangiare i popcorn, fare l'amore, e altre cose. Prende la macchina, fa un sacrificio, fa dei chilometri, viene qua. Come giustifica all'ambiente intorno a sé, o meglio, quali parole possono essere usate per far accettare l'ambiente intorno a sé, moglie, figli, amici, di dire il fatto, ok, ho investito dei soldi, del tempo, del viaggio e per 3 ore al giorno, da qua a 2 mesi, io sarò davanti a un video con le cuffie, il telefono spento e non cagherò nessuno. Ha un ambiente conforme in cui ti dice, ma che cazzo fai? Quella roba lì non paga, il trading non funziona, sono tutti scam. Questa è una domanda per te, ma che penso sia più per loro. Cioè, non vorrei la risposta diventa single e milionari. No, 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 allora la Abbiamo frase. comunque i presenti che vediamo dopo, i marziani e no, abbiamo tutti famiglia, due figli, Davide 4, un figlio, insomma tutti, quindi la famiglia se l'abbiamo tutti. Perciò si può, la risposta è si può conciliare, facciamoci dire No, qua. adesso la frase esatta non, ognuno troverà le sue parole giuste, però sicuramente quello che io suggerisco è avere davanti il focus e il motivo per cui lo state facendo, cioè se avete in mente qual è il motivo per cui siete partiti e quindi lo sentite, è una cosa che vi appartiene, trasmetterlo a chi vi sta accanto assolutamente è naturale e nel tempo pagherà. Perché non possiamo pensare comunque che dall'altra parte abbiamo sempre qualcuno che ci dica di sì, tornando al discorso della paura Perché il della problema è il perdita. risultato, cioè tu devi stare tre Del mesi, un anno, tempo. secondo, cioè devi stare lì. Dopo inizierai ad andare su Bitstamp, prenderai a 100, arriva a 160, inizi a incassare 6.000 euro e gli dici, amore, Esatto. sai che c'è? Magari in weekend non andiamo a Mirabilandia, ma andiamo a Bora Bora 5 giorni. Esatto. Però prima che questo succeda ci vuole un tempo in cui, posso dirla in maniera Vai, cognitivistica, sì. devi mangiare tanta merda, perché intorno a te siamo sempre in streaming, no? Noi. Sì. Ok, perfetto. Ciao mamma, scusa. Perché non lo capiranno molto probabilmente intorno a Esatto. te. Penso che c'è, non lo so, anche parlo di te, dico, quando tu hai detto, ok, faccio un investimento per andare da una persona a vedere quello che fa, glielo dici a tua moglie, i 3 bimbi, in quegli anni lì, in quell'ambiente lì, magari non è proprio facilissimo
da accettare, devi, cioè, devi saperlo comunicare. La faccio in tedesco? No, Ah. perché la traduco, se vuoi la traduco a me, non la faccio io, per darti una risposta. Quindi mi domando sempre che cosa devo scambiare adesso nel mio tempo per ottenere il massimo valore a lungo termine. Vedi. E secondo me, se uno capisce il senso di questa frase, ha Sì. capito un po' tutta la risposta che va data alla tua domanda. Sì. È il valore per scambiare il mio tempo. E se tu trovi questo, hai capito un po' Ok, ci il time esatto. Si management. può tradurre come il perché. Esatto, sì, io non posso dare una risposta, cioè da Ok, parte cioè mia io non verrà mai una vedo risposta anche fissa. vedo anche il killer, che comunque anche lui è una figlia, una moglie, cioè lui alle 2:30 di mattina, lasciando che sono orari che per me è metà mattina, però è alle 2:30 di. E mi scrive, ah, in Giappone è uscito questo protocollo di consenso devastante, innovativo, il giorno dopo fa più 40, però cioè, sto ragazzo fa delle scelte. E io il modeling che spesso faccio da lui è come cacchio glielo spieghi a Gianna, la killerina che è. E lui prima a pranzo mi ha detto io le coinvolgo. E Anche quindi questo per assolutamente. dire che l'importanza dell'ambiente è fondamentale. Noi non potremmo stare, per quanto mi faccia piacere, però non potremmo stare qua un anno in cui parliamo di trading, siamo super settati, mindset e via dicendo. Ognuno avrà anche giustamente la sua vita, te lo prometto. Non e quindi sì, portare l'aula a casa, portare la sala trading a casa, portare il focus a casa è quello che fa fare la differenza, secondo me, a mio parere, se Esatto, me lo valli come. sì, io ho parlato di focus perché è la motivazione, poi ognuno ha la Quindi lui sua, il non mi per soppesare che lui. diceva Ewald, secondo me è il perché. Esatto. E se lo fai capire è importante. Sì, ognuno sì, a proprio modo e nel proprio ambiente con le persone. Chiedo a Cri, le domande le facciamo tutte alla fine? Ognuno se le segna e poi siamo tutti disponibili per tutte le domande. Ok, niente, io ti ringrazio perché porti delle competenze che Grazie. purtroppo sono sottovalutate dal 90% dei trader e Ci proviamo. per fortuna per noi 10-15% non le sottovalutiamo. Grazie Bene, mille. grazie.